Tifosi nerazzurri, un saluto da Alberto Santi e benvenuti a Carrara, allo stadio d'Este per Inter Apia Leichhardt Tigers per la terza giornata della Viareggio Cup. Fischio d'inizio dell'arbitro, è cominciata Inter Apia Leichhardt. Schirò prova a cambiare gioco verso Tis, vince il rimpallo centralmente, può provare ad andare al tiro, riesce ad allargare sulla destra per Grassini. Prova ad andare sul fondo, ce la fa, disturbato Dazzone, la mette a rimorchio, Tissa spazio, destro! Che non trova lo specchio della porta, ottima occasione per l'Inter che arriva al nono minuto. Calcio di punizione, battuto da Demirovic, palla sul primo palo, prova a staccare in tube, poi arriva il colpo di testa sotto porta. E alla fine è Mulattieri, ancora lui, dopo il gol al Cagliari, segna di nuovo. E al 21esimo del primo tempo passa in vantaggio l'Inter. Sotto porta, non sbaglia Samuele Mulattieri, 1-0. Colpo di testa cercato da Colombini sulla risposta corta di Van Valsum, il più veloce di tutti è proprio Mulattieri. Colombini, 1-2, Schirò nello spazio, prende il fondo, morbido, secondo palo, non ci può arrivare Grassini, ci arriva invece Atis, 1-1. Atis nello stretto, se ne va, teso dentro, secondo palo, eccolo qui Edoardo Vergani che segna il suo secondo gol al torneo di Viareggio, il primo in questa edizione. Raddoppio Inter al 33esimo su assist di Atis, segna Edoardo Vergani, bravo a non finire in fuorigioco, prende anche un colpo, inizio azione, rimane lì, poi da rapace d'area di rigore trova il 2-0 per l'Inter. Allora finisce qui il primo tempo, Inter avanti 0-0 a Lucca tra Braga e Cagliari. Schirò e Demirovic sul pallone, è uno schema, Schirò liberato al tiro, la piazza sul secondo palo, sbuca Azzone, la toglie dalla porta, mentre l'Ascoli sta perdendo 4-1 contro il North Zealand. Palo colpito direttamente da angolo con il 14. Stankovic esce bene, diciamo, da Silva con il 14 e Sutevski. Parte il cross, dentro l'area di rigore, Van der Linden chiude, palla che rimane lì, segna l'Apia Leichhardt. Lo fa con da Silva, 2-1 il risultato e Inter in questo momento al secondo posto in classifica. Gran gol di da Silva. Parte Ballabio, secondo palo, colpo di testa. Arbitro che lascia giocare, sbaglia Rizzo, finisce qua, vince 2-1 l'Inter contro l'Apia Leichhardt.